Secondi di anticipo sono molti mozzi. Boh, siamo live? Credo di sì, credo di no. Vabbè. Comunque, vediamo un attimo sul Facebook cosa accade. Scusate, qua Vai, questa vai, tecnologia eliminare. Sì, dovremmo essere live. Allora, sì, ci siamo, ci siamo. Allora, niente, intanto che aspettiamo che si colleghi un po' di gente, ci sia un po' di movimento, facciamo le dovute presentazioni. Allora, io sono Matteo Botti, quello col cappuccio è Alessandro Revaroli e siamo quelli ciao, di grazie. Pillar Games. Poi c'è Tommaso De Benetti di The World Anvil. Ciao a tutti. Poi dopo lascio la parola a loro per spiegare cosa fanno. Poi Claudio Serena, ed è stato l'unico bravo a mettere il nome di Fumble CDR, e poi Mauro Longo di Acaro Books. E niente, siamo qua stasera, riuniti come a una veglia funebre, per parlare un attimo di come le piccole case indie italiane possono reagire al tempo del Covid, insomma, cioè cosa succede nel nostro piccolo orticello, cosa succede nelle fiere, cosa succede nella nostra programmazione, calendarizzazione e tutto il resto. Per quanto riguarda noi, e poi passo la parola agli altri, noi abbiamo fatto un po' di tempo d'assestamento per vedere un po' cosa sarebbe successo, diciamo. Tutto è successo più o meno a ridosso di Cartoomix, ecco, per capirci. Abbiamo preso un po' di tempo per analizzare la questione, adesso stiamo ripartendo come se nulla fosse. Faremo comunque un'uscita per Lucca, diciamo in prossimità di Lucca. L'uscita di Play è stata solo posticipata di poco tempo. Continueremo con dei Kickstarter per l'Italia e sull'internazionale. Quindi fondamentalmente cambia magari un attimo la strategia, però il prodotto, diciamo, abbiamo deciso di continuare a produrlo, buttarlo fuori, eccetera. Cambierà appunto la fruizione. E niente, passo la parola agli altri se si vogliono un attimo presentare come abbiamo fatto noi. Non Tommy, direi. siete timidi. Stavo facendo l'update social media, ma dovrò aspettare. Allora, ciao a tutti, sono Tommaso di The World Anvil, che è diventato The World Anvil Publishing. Questo per differenziarlo dalla famosa piattaforma di pubblicazione che si chiama World Anvil, che esiste in America. Niente, alcuni ci conosceranno. Perché abbiamo pubblicato il Monad System, abbiamo fatto Nostalgia della Flotta Nomade, Kickstarter, poi negli anni abbiamo pubblicato altri prodotti compatibili con il Monad System, per esempio The Dare, I Giorni della Piaga, abbiamo fatto Enderstrom, alcune espansioni per Nostalgia. L'anno scorso abbiamo pubblicato in collaborazione con Black Box Games, Evolution Pulse Rinascita, che si basa su un sistema nuovo derivato dal Monad System, che però è un po' più snello, si chiama Monad Echo, e i nostri progetti futuri probabilmente andranno in quella direzione. Peraltro la nostra collaborazione con Black Box continua e al momento abbiamo delle cose in canna, o qualcosa con loro e anche qualcosa che stiamo sviluppando internamente e che è già entrato in playtest con alcuni membri della nostra community Discord. Sta cosa delle fiere, non so, ne vogliamo parlare adesso, faccio presentare gli altri perché tanto poi ne parleremo. Quindi do Vai, la parola. esatto, vai. scaldiamoci un attimo, poi dopo ne abbiamo da dire un casino. Sì, do la parola a Mauro. Sì, io sono qui in rappresentanza di Acheron Books, giustamente, che era un editore che si è voluto lanciare nel mondo dei giochi di ruolo esattamente nel momento in cui è crollato il mondo. Quindi avevamo in canna di partire con il Kickstarter di Brancalonia, che poi abbiamo fatto comunque, però volevamo farlo un mese prima, volevamo fare il Kickstarter a cavallo di Play, però ecco, mentre gli ultimi aggiustamenti li stavamo terminando, ecco, l'Italia ha chiuso, Play è stata spostata, tra virgolette, quindi abbiamo, diciamo, fatto un po' mente locale, detto, vabbè, va, partiamo lo stesso, perché tanto avevamo tutto pronto e quindi siamo partiti lo stesso poco dopo.
è andata bene, però ecco, il futuro è, è incerto. Per quello che riguarda l'editoria, la narrativa, che era l'editoria di narrativa, insomma, quindi romanzi e antologie di racconti, che è l'origine di quello che fa Acheron Books da diversi anni, il problema c'è quello delle fiere, perché c'è ovviamente, alle fiere si vende sempre tantissimo, però abbiamo Amazon e abbiamo tutti i distributori librari, che quindi più o meno, soprattutto Amazon in questo periodo, ha coperto molta della, diciamo, delle vendite, della distribuzione. Però non esiste, come tutti ben sanno, una specie di Amazon adeguato per il gioco di ruolo. Non vedo io dei canali diretti su Amazon per tantissimi dei titoli che facciamo uscire. Per il libro game ancora sì, qualcosa, per gli altri titoli no. Quindi siamo, come tutti quanti, in attesa di capire cosa succederà. Ok. Allora rimango io, che sono Claudio Serena di Fumble. Abbiamo finito a febbraio il Kickstarter di Not the End, dicendo che bello, abbiamo quelli davanti, possiamo dare le copie a mano, farle firmare, vederci tutti insieme, risparmiare costi di spedizione, e invece abbiamo visto tutto chiudere, play rimandato a data da destinarsi, e quindi ci siamo trovati con un Kickstarter ormai finito benissimo, tutto il materiale già stampato, perché per arrivare in tempo per aprile, a fine febbraio, quando pensavamo comunque di andare in stampa, ormai dovevamo essere in stampa, e quindi mi sono preso la briga di mandare comunque tutte le 540 copie del Kickstarter a mano, montando le scatole da solo invece che in tre, organizzando le spedizioni in maniere, diciamo, rocambolesche e avventurose, perché anche quelle sono state o ritardate, o non passiamo perché non sappiamo come organizzarci con guanti, mascherine, oppure rimandiamo ancora. Che soddisfazione, Claudio. Però infatti sono hai perso i capelli, no? Hai perso i capelli, cioè, avevo dei capelli lunghi. Però in realtà è andata bene, siamo comunque soddisfatti di essere riusciti a consegnare tutto quello che avevamo promesso di consegnare nei tempi che avevamo promesso, nonostante tutto quello che è successo. È stata una fatica incredibile, però si può fare. Bisogna faticare tantissimo, ma si può fare. E per quanto riguarda un po' il futuro di quello che stiamo facendo, in realtà il fatto che le fiere siano saltate, che adesso stiamo praticamente vendendo quasi solo attraverso il nostro sito, tra l'altro grazie soprattutto anche a Morgan Gabe, che oltre ad aver seguito il Kickstarter ci stanno aiutando con la parte proprio di organizzazione degli ad su Facebook, di promozione comunque in giro per internet, e abbiamo sopperito più che abbondantemente alla fiera, al play che è saltato, e questo ci ha messo nell'ottica di dire ok, noi continuiamo a proseguire con le cose che volevamo pubblicare quando le vogliamo pubblicare, senza preoccuparci di quando saranno le fiere che non si fanno, di quando sono spostate quelle che magari poi forse in futuro si potrebbero anche fare, e siamo abbastanza tranquilli per il futuro in realtà. Ti dico che David Resetti dice che ricevere Not the End durante il lockdown è stata una bella soddisfazione e lo sforzo è stato apprezzato. E che cazzo, direi che comunque è stato veramente un grandissimo sbatti, quindi complimenti per il culo che ti sei fatto. Grazie. E, tra l'altro, Claudio ha detto una cosa, cioè ha tirato fuori il grande elefante nella stanza, ovvero questa cosa che a noi cinque, non lo so, non mi sembra che nessuno di noi sia particolarmente intelligente o abbia un talento particolare, però per me, Matteo Botti, non parlo a nome di nessuno, è ovvio che non ci saranno fiere in Italia prima del 2021. Perché dico questo? Lo dico perché per noi che magari abbiamo una visione un po' più a largo spettro, essa è stata rimandata, è stata annullata, la UK Game Expo è stata spostata su digitale, la Gen Con è stata annullata, insomma tutte le grandi fiere mondiali e europee stanno trovando altre soluzioni. Adesso non so come sia messa
altre fierine, fierette Cartoomix, lì che sta tentennando, però insomma, com'è come non è, di fiere all'orizzonte non ce n'è, sia per il nostro lavoro che per altri tipi di lavoro, insomma, io privatamente, diciamo, nel mio tempo diurno lavoro con appunto un reparto fieristico e ovviamente anche lì fiere alla Luca, comunque con investimenti molto importanti, hanno mollato, stanno mollando o si stanno un attimo allineando al mondo. Ecco, perché in Italia succede questo, cioè si continua a rimandare, rimandare, rimandare. È una roba del nostro DNA? Io... o... Mi sentite, ragazzi? Sì, perché ho avuto qualche cosa col microfono. E so che hanno spostato il salone del mobile, che credo economicamente sposti tantissimo, di solito lo fanno a giugno, se ben ricordo. Quindi, cioè, perché in Italia, perché nel nostro settore si sta facendo sta roba? Perché alla fine altri settori comunque si sono già mossi, eccetera. Esatto. Io posso intuire che, cioè, la ragione è banalmente per come è strutturato tutto il sistema, e cioè che, per esempio, Play non ha la proprietà dei capannoni dove si tiene la fiera, e quindi se loro annullano di loro sponte, probabilmente hanno degli accordi con l'assicurazione che non gli permette di ricevere indietro i soldi che hanno già investito per impostare la fiera, perché adesso è vero che ci sta facendo una figura un po' gramma, però probabilmente se vuoi organizzare una fiera devi iniziare a fare investimenti molti mesi prima, no? Quindi sti soldi li ha spesi, certo. I soldi che tu gli hai anticipato, una parte li ha spesi. Se li rivolgono indietro e l'annullano loro, molto probabilmente non possono riaverli dall'assicurazione, perché l'assicurazione gli dice: vabbè, ma l'hai annullata tu. E quindi devono farselo dire da Modena Fiere. Immagino che a Luca sarà una cosa simile, non so adesso esattamente, però cioè, secondo me il problema è questo, che banalmente continuano a spostare finché deve essere un'entità superiore a dirgli non si può fare. Quindi non è colpa loro, non essendo colpa loro posso ricevere i soldi dell'assicurazione, che un giorno forse ritorneranno nelle tasche degli standisti. Quindi qualcuno di noi cinque vuole dire, con tono un po' disperato, lo Stato ci ha abbandonato? forse sì. Però io, cioè, ti facevo l'esempio l'altro giorno in questa famosa discussione che poi citerai, perché hai aperto un post così per ridere, e molti dei tuoi amici comunque non ci credono a sta cosa che le fiere alla fine non si facciano quest'anno. Sì, però... no, guarda, io, scusami Tommaso, ti interrompo solo perché poi dopo c'è gente che mi ha scritto privatamente, ricevuto mail, eccetera. Cioè, non è che io sia un illuminato delle fiere e abbia canali preferenziali. Io semplicemente sono uno standista che quando viene il momento compila il suo fogliettino e deduco che non si faranno queste fiere sulla base della mia esperienza. Ad oggi, ufficialmente, e forse questo è anche uno dei problemi, non si sa niente, cioè ufficialmente Play si farà a settembre e ufficialmente Lucca si farà a Lucca a tempi normali. Questo è l'ufficialità. Poi ovviamente c'è il canale parallelo del buon senso, anche perché magari loro la fanno seguendo giustamente le promesse che hanno fatto e tutto il resto, benissimo, però c'è sempre il discorso anche dell'affluenza, cioè noi vendiamo tanto quanto c'è gente, cioè. Ma sì, credo che il problema dell'affluenza valga anche proprio per l'ente fiera, nel senso che è appunto una vendita a milioni di biglietti e tutto quello che ci va dietro, ovviamente. Quindi anche per le fiere fare quegli investimenti e poi dopo non essere sicuri, credo che... No, è curioso perché da quello che capisco, cioè non sono nemmeno 100% sicuri che a settembre rimandano i bambini a scuola. Quindi come fai a promettere che fai la fiera? Cioè, no, infatti. E, no, quello che volevo dire è che ne parlavo in quel thread famoso, un mio amico che fa dei viaggi nei posti più improbabili del mondo, tipo si è fatto la Papua Nuova Guinea, adesso doveva andare in Africa, si fa le assicurazioni, quelle lì, tipo se muoio rimborsate i miei familiari, eccetera, e l'assicurazione si è rifiutata di rimborsargli il viaggio perché il Covid è una roba talmente fuori dagli schemi che neanche è prevista nelle disgrazie naturali. Quindi, se l'assicurazione ti fa questi discorsi qua per rimborsarti 3.000 euro di viaggio, cioè immagino che per rimborsarti i milioni che costerà fare la fiera, faranno
casino, no? Cioè, per me è quello, io poi magari sbaglio, però secondo me è quello lì il problema. No, no, vabbè, ma poi dopo c'è tutto, lo dico veramente, per noi sono cose banalissime, però lo dico anche per chi ci ascolta, per noi espositori, una fiera o l'altra, sono più o meno migliori anche sulla logistica. Esempio, Claudio è della zona di Milano, diciamo, quindi un Cartoomix per lui ipoteticamente è una cazzata, ci può andare in bicicletta, ci può andare in treno e buonanotte, se la fiera vende meno chi se ne frega, non ci ho pagato poco. Per noi Play, per me Alessandro, è dietro casa, quindi quando finisce la fiera io vado a mangiare a casa mia, dormo a casa mia, il giorno dopo vado in macchina ed è bellissimo, per della gente che viene da varie parti d'Italia, per dire... O del mondo come Tommaso. O del mondo come Tommaso, una Play che per me Alessandro è la fiera a cui siamo sempre andati fin da bambini, una roba che ci si può andare quasi in scooter, diventa un investimento importantissimo, così come per noi Lucca, se Lucca piove due giorni di fila, già il bilancino, diciamo, dei guadagni lato nostro va un attimo verso il rosso, perché gli ultimi anni non sono stati ottimi questa roba, esatto. Gli ultimi anni non sono stati bellissimi, anche perché comunque noi paghiamo vitto alloggio, paghiamo le strutture per noi, i nostri collaboratori e tutto il resto. Quindi per noi la fiera sì, fiera no, sono proprio soldi che vengono tritati o meno, perché tutti adesso sarebbero già in ritardo per prenotare la casa di Lucca, per dire, ma in ritardo spaventoso, proprio da dire dormo per strada. E quindi c'è anche un aspetto logistico che magari è invisibile al consumatore, che dice vabbè, ma che cazzo te ne frega, aspetta settembre di sapere a cosa a casa di Lucca. Le case sono libere, però non le ha prese nessuno, in un anno normale bisogna iniziare, cioè a gennaio sei già in ritardo a prenotare a casa Lucca. Sì, la vecchia Avida che ci ospita, infatti, è lì che ci liscia il pelo. Noi gli anni scorsi era, ragazzi, se non mi date l'acconto entro gennaio, io non vi do la sicurezza. Adesso è lì che ci manda gli auguri di Buona Pasqua. Scusa, Matteo, c'è qualcuno che scrive nella chat. Prendo il sopravvento nella gestione di questa trasmissione. Vai. Lorenzo Vargas scrive, sì. Non so se si può mettere a video perché è un messaggio lungo, comunque dice, ecco, ma a fronte di una struttura che tutto sommato potete spostare efficacemente su Discord, Skype o quello che è, le attività fieristiche non potrebbero essere spostate in remoto risparmiandosi anche un bel po' di soldi e beghe logistiche. Ok che non stringi la mano ai lettori, ma almeno non ti mangia l'oblio. Allora, sì, però ci sono dei grossi però, e cioè che... Intanto bisogna avere la struttura e credo noi più o meno ce l'abbiamo, cioè devi avere un negozio online funzionante che comunque richiede del lavoro, eccetera. Devi avere un modo per spedire i giochi, insomma c'è tutta una parte logistica che non è fare giochi, che è quello in cui ci dovremmo concentrare. C'è tutta una parte di prendere pacchi e mandare pacchi, ok? Ma il problema non è quello, perché l'abitudine di molti giocatori di ruolo, almeno per quanto riguarda la mia audience, credo che quella di Claudio sia un po' diversa. Per quanto riguarda la mia audience è quella di farsi il giro alla fiera, comprarsi 20 giochi e poi niente, perché magari non hanno il negozio vicino a casa, perché si vogliono risparmiare le spese di spedizione, perché comunque gli piace, cioè lo faccio anch'io, vado in fiera, spendo 300 euro di giochi e lo faccio due volte all'anno, e quella là è la mia spesa di GDR di tutto l'anno. Poi vabbè, il mio caso particolare... Poi ne leggi uno in un anno. No, ne leggo un po' di più di uno, però ho una pila... Questa è la vera verità. Quindi in realtà sì, si può spostare, però poi le vendite non sono nemmeno comparabili, perché è proprio l'esperienza che è diversa. No, e ma finché... pubblico... Scusa. Vai, scusami. No, dico finché... Perché anche il pubblico finora non sta capendo che forse ste fiere non si possono più far così. E secondo me anche l'idea dei negozi, io su sta cosa dei negozi ho dei dubbi, cioè nel senso, i negozi belli, bravi, mi fa piacere che esistano, sono buoni per fare le demo, eccetera, però il futuro del GDR passa per i negozi brick and mortar, io non sono così convinto. No, secondo me anche c'è da dire che il pubblico delle fiere non è il pubblico fidelizzato dei giocatori di ruolo, che tutti quelli che conosciamo noi, dei gruppi di Facebook che frequentiamo noi, dei gruppi Discord, dei canali che frequentiamo noi. Il pubblico delle fiere è 20 volte tanto di persone che sono anche, che per loro il gioco di ruolo è una cosa anche un po' incidentale, che vengono lì, guardano,
sono incuriosite, sono interessate, comprano, non comprano, giocano, si fanno trasportare un po' dall'acquisto e via. Non andranno mai nel corso del resto della loro vita in un negozio, non seguono i gruppi di avvelenati su io gioco di ruolo, dove si dibatte per 10 anni di seguito sul parpuzio e il non parpuzio, non gliene frega niente di tutta questa roba qui. No, esatto, questo lo dico io, su quei gruppi sono sempre i soliti stronzi che, come si dice dalle nostre parti, continuano a mescolare la merda stupendosi dell'odore che emana, diciamo, no? Questo è solo così. Vabbè, parlare un'altra volta. Ma al di là della cosa che è giustissimo, è che proprio è un altro tipo di pubblico, non solo come quantità, ma proprio anche come forma mentis. Quindi servono tutte le cose, serve il pubblico fidelizzato, che è quello che quando esce una cosa dalla piccola casa editrice come le nostre, ovvio, sanno già che esiste perché ti seguono un po' e se lo vengono a comprare. Però sono 100, 200 persone, voglio sperare, cioè, voglio sperare che arrivino a 500, ma no, non ci arrivano secondo me a 500. E poi c'è un pubblico potenziale che è molto più ampio da raggiungere, che è quello delle fiere e di tutto il resto. Che per ora per noi infatti, è molto. Infatti, come dici tu, io concordo alla grande su quello che dici, cioè che molto del pubblico magari è pubblico casuale anche, o proprio non è qualcuno che si fidelizza. Però c'è da dire altrettanto che sono anche importanti per creare le nuove leve, appunto. Successo, io poi ho una visione un po' diversa su tutto questo, ma ti lascio finire. Sì, 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 beh, chiaro, ovviamente. Il contraltare, no, dicevo che credo comunque che sia successo bene o male a tutti noi, anche Claudio, credo, di far giocare dal vivo persone che magari non avevano mai giocato di ruolo e averli fatto fare le prime partite o cose del genere. Quindi, in un certo qual modo, per quanto sappiamo bene che ci sono altri modi per veicolare il GDR, la fiera ha anche un pochino quella valenza. Ecco. Io volevo sentire Claudio. La mia campana. Sì. Allora, in realtà la mia campana è parecchio diversa da quelle che sono state suonate finora, perché è ovvio che il pubblico della fiera non è il pubblico dei fidelizzati nostri, o vostri, o di chiunque altro, proprio perché uno viene magari per noi, vede il banchetto di fianco di Tinat e prende anche il manuale di Tinat. Fantastico. Urban Heroes e Not the End, portate a casa insieme. Questo sicuramente succede, e online farlo succedere è estremamente difficile, perché non c'è semplicemente questa cosa che mi cade l'occhio su quello di fianco. D'altro canto, io guardando l'impegno che ci abbiamo messo nello shop online negli ultimi 2 mesi, facendo i conti di quanto abbiamo incassato con lo shop in un mese, di questi 2 mesi, e facendo la differenza con quello che costa comunque andare a una fiera tra spostamenti, vitto, alloggio e tutto il resto, in realtà è andata meglio senza la fiera. Vedi. Però tu hai un pubblico che, ripeto, hai fidelizzato per la sera. No. Quello è stato quello che ha fatto il Kickstarter, e non lo sto tenendo nei conti di cosa ho venduto con lo shop. Perché quelli fidelizzati non sono quelli che sono passati dallo shop. Quelli che sono passati dallo shop sono tutti, al 90%, utenti che abbiamo preso facendo delle ad fatte bene, pensate per i pubblici giusti, calibrate in maniere diverse, non facendo butto a 150 euro a caso su un banner che dice solo compra il gioco e basta. C'è dietro tutto un lavoro, ovviamente, che va pagato, però quella spesa rispetto alla spesa della fiera, se fatto bene questo lavoro, rende di più, perché hai in realtà meno costi, e alla fine noi abbiamo venduto praticamente quello che avremmo venduto in fiera. Solo che invece che farlo in 2 giorni l'abbiamo spalmato su 30, ma alla fine del mese l'incasso è sempre quello. È ovvio che se lo guardi solo il sabato e la domenica di play, quello che ho venduto quei 2 giorni online e quello che avrei venduto in fiera non sono comparabili. Però in realtà si può fare. E anche quel discorso del dal vivo fai giocare gente che non ha mai giocato di ruolo, in realtà è vero, ma è anche vero che mi è successo anche online, perché tra tutti gli eventi che ci sono stati in questi ultimi 2 mesi su tutti i server Discord del mondo, tutti hanno aperto un server Discord e si sono messi a giocare a qualche cosa.
anche lì qualcuno è arrivato trascinandosi dietro gli amici dicendo: ah, guarda, io sono quello che gioca del gruppo, i miei amici non Sì, avevano niente da chiaro. fare perché tanto sono a casa e non possono uscire di casa, li ho convinti a fare una partita. Facciamo una partita? Sì. Chiaro, 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 Non chiaro. posso quantificare se sono di più, di meno Sì, o uguali. ovviamente non credo che possa essere paragonabile perché alla fiera ovviamente passa anche quello che gioca a Magic, ne ha sentito Certo, parlare, sono in giro, però però è d'altra un fenomeno anche parte, questo, vedi? e tra l'altro questo è vero per il play soprattutto, che quelli che Ah, beh, entrano certo. sono comunque Certo. interessati. Se già Siamo parliamo di Lucca giù. Comics, mi è capitato tantissime volte di gente che arrivava al banchetto, tu gli facevi tutta la spiegazione, chi siamo, i nostri giochi, 20 minuti, e poi diceva: sì, ma tanto io sono entrato solo perché fuori piove e non voglio comprare niente. Assolutamente Esatto. sì, Noi per assolutamente. fortuna abbiamo un anticorpo umano che è Alessandro, che alla terza risposta sbagliata gli dice proprio: ma vai a fanculo, Ah, via di qui, vabbè. che cazzo ci fai a Luca? Adesso si vergogna, ma ha già visto succedere mille volte. Non sono quello che fa la comunicazione, io non faccio la comunicazione, infatti, di solito si vede, si sa, ci C'è sono un dei aspetto della motivi. fiera che funziona un po' diversamente, però si può replicare online fino a un certo punto. Cioè, io ho diviso il banco con Claudio diverse volte perché, come Alleanza Games, solitamente abbiamo fatto The World Anvil, Fumble, poi c'era Scintiara, c'erano i ragazzi di Populun. È un modo per comprare un banco più largo con più realtà. Certo, vabbè, Allora, certo. una cosa è che se ti arriva uno. E viene da me e io gli dico: guarda, abbiamo sto gioco di fantascienza, e lui mi dice: guarda, non mi interessa, è troppo difficile. C'ho Claudio a 1 metro, gli dico: guarda, ma prova a guardare questi, forse ti piace più quella tematica lì, ti piace i gattai, ti piacciono i robottoni, ti piace qua, puoi fare quel lavoro là. Online si può fare fino a un certo punto, cioè adesso magari io e Claudio ci mandiamo la gente a vicenda su Discord, eccetera, però quando hai 100 persone che ti vengono al banco ogni giorno, è un po' diverso È quel lavoro. diverso, è Sì, chiaro. chiaramente E i gli fai gruppi vedere il online, materiale, cioè glielo dai in mano, glielo fai, gli dici, i glielo fai gruppi online sfogliare. poi ovviamente sono chiusi e sono non autoreferenziali perché non è vero, però tendono a essere, quindi ovviamente non c'è l'apertura. Però è anche interessante sapere da Claudio, che sicuramente ha più esperienza di noi su questo campo, che invece la cosa succede comunque o comunque Però se non inizia sbaglio a lui non muovere. parlava della fiera online, Claudio, tu parlavi proprio di ads No, di proprio. Sì, proprio assolutamente. ADV. Comunicazione anche non solo con ADV, però facendo eventi su altri canali, ne abbiamo fatto praticamente tutte le settimane degli ultimi 3 mesi, se andate a vedere, siamo stati ospiti di qualcuno, almeno una volta alla settimana. È uno sbattimento incredibile, chiaramente. Come è uno sbattimento incredibile anche preparare tutti i pacchi da spedire. Far venire il corriere a prenderli e assicurarsi che arrivino alla fine integri, perché c'è anche quello. Se lo vendi in fiera, lo stai dando in mano alla gente, se lo rompe, sono cazzi suoi. Se tu lo spedisci e arriva rotto, sono cazzi tuoi e non sono più cazzi di chi lo Esatto. riceve. E quella pure è una rottura non indifferente a cui stare dietro. Quindi Noi non abbiamo posso anche, dire. se lo spedisci in America e arriva Ecco, rotto in America, c'è successo quello è anche. ancora peggio. Ecco, sappiamo bene. Non posso dire che sia più semplice, non posso dire che sia più comodo, non posso dire che sia più rilassante, sicuramente, perché non sono per niente rilassato, però si può fare, Vi funziona. Si può fare. leggo Questa è due una cose bella cosa. della community, diciamo. Allora, Lorenzo Vargas dice: ma in soldoni, questo credo che la domanda sia per te, Claudio, con la tenda nel campo di patate, dormendo in auto, vivendo di caccia e pesca, mettersi il banchetto in un Modena Play tra trasporto, logistica e tutto, quanto viene? Cioè, quindi al minimo, tu che vieni da lontano, Allora, quanto il viene? Puoi play. anche dire tanto, secondo me, non lo so. Il play è una situazione tra l'altro molto diversa da Lucca. Per me andare al play non è una grossa spesa perché il banchetto a parte di per sé costa, credo, la metà di quello che costa Lucca, più o meno, Sì. quasi. Ecco. Ma Luca forse è la fiera più cara d'Europa, si può dire? Sì. Perché Credo, Tommaso, non so se è del mondo addirittura. tu che sei il nostro uomo all'estero, diciamo. Una volta io e Alex ci siamo così guardati negli occhi, abbiamo iniziato a piangere,
vedendo i vari costi poi di altre fiere, dalla UK Game Expo, anche delle fiere americane, eccetera. E Luca praticamente se le inculava tutte proprio tranquillamente, cioè, volendo parlare proprio in, così, in termini matematici. Forse la Gen Con costa di più. Sì, la Gen Con è abbastanza tosta, m'han detto. Tu che sei nell'1% del mondo ricco, cioè fare una fiera lì dalle tue parti costa meno di Luca, ti prego dimmi di sì, perché... No, ma allora c'è una fiera grossa qui, si chiama Ropecon, però è una fiera organizzata, che è partita come una fiera organizzata da... non da un'entità fieristica, ma dai fan del GDR, e poi si è espansa. Okay. E io onestamente non ho mai esposto, però sicuramente i costi sono più bassi. È la più grossa del nord Europa, comunque, quella che fanno qua. La fanno okay. In luglio di solito. Fanno in luglio, c'ha il cosplay, c'ha le solite cose, si gioca tanto, ma è più simile a Play rispetto a Luca. Però sicuramente vabbè, non ha quel prezzo. La domanda era quella lì. Esatto, quanto costa? In realtà io come Matteo e Alex non sono la persona adatta a cui chiedere quanto costa Play, perché io non pago, per esempio, l'alloggio a Modena. Ma guarda, posso fare un esempio io? Un mio amico, quindi già quello è un costo che non devo sostenere. Allora, per una realtà come la nostra, dove io sto all'estero, gli altri ragazzi stanno in Italia e fino all'anno scorso eravamo in 5, ok? Quindi cercavamo di venire tutti, che almeno ci vediamo in fiera, ok? Quindi ci sono, se vogliamo mettere tutti i costi, c'è il volo mio, devo andare in Italia, benissimo. Poi c'è prendere la macchina da Treviso, vai a Modena, avanti e indietro, sono 4 ore di macchina e comunque un pieno ti va via. Poi hai 3 giorni di vitto e alloggio, e il vitto comunque in quei giorni lì gli appartamenti si fanno pagare. Adesso mi pare l'ultimo appartamento che avevamo prenotato stava a 80 euro al giorno, credo. Perché poi, cioè, se devi prendere un appartamento anche per 4-5 persone, perché poi si aggiungono le fidanzate, ti va a costare quella cosa. Quindi 80 euro al giorno a persona, devi mangiare, e poi c'è il banco. Il banco adesso dipende ovviamente da quanto bello vuoi lo stand. Noi di solito prendevamo 1 metro insieme, se ben ricordo, viene intorno ai 450-500 a testa. Cioè, comunque 1000 euro li spendi proprio tranquilli. 1000-1200 adesso dipende, sì, perché sì. Ovviamente non è che hanno tutte le mie spese, non è che tutti devono prendere l'aereo. Aggiungo una piccola cosa a quello che dice Tommaso, per sempre quelli che ci stanno guardando dicendo ma questi qua, specialmente quei due lì in fondo che vedete, questi due ricchi, Mauro Longo e Claudio Serena, che vedete si assomigliano anche un po' alla ricchezza che li rende simili. Persi i capelli, vabbè. Diventano brizzolati così, sono i soldi che li rendono così. Io fatemi il capo per la vergogna, perché anch'io sapete, però non mi vorrei mai assimilare a loro, che invece sono un altro. E c'è anche tutta una serie di spese accessorie, perché comunque l'ente fieristico tipo Luca comunque ti dà letteralmente il tavolo e la parete dietro. Poi devi stampare i poster, devi stampare i volantini, se vuoi dare dei volantini, devi dare dei gadget. Le tovaglie, gli espositori. La tovaglia, il roll-up. Cioè per non parlare della corrente, perché da quest'anno diventa anche obbligato ad avere la cassa e quindi devi avere anche la corrente. Il wifi che si pagava, dov'è che si pagava a parte il wifi se volevi avere a Luca, e si pagava a parte non poco. Quello anche è Essen, Mauro, quello anche è Essen. Però sì, comunque, quello è vero, anche è Essen. Io se ho bisogno faccio rete col mio cellulare, anche perché ragazzi a un certo punto, cioè come dire... però sì, capito, quando sei lì che magari hai 4 persone in fila, in quel momento non ti funziona, sono di balle. Anche perché questo del wifi a Lucca, ad esempio, funziona solo praticamente per i banchetti sul bordo. Se ti capita di avere uno dei banchetti più verso il centro del... Sì. Quelli più costosi, tra l'altro. Quelli più costosi, lì il telefono manco prende. Non sempre, perché ovviamente c'è più gente accozzata, non c'è l'esterno che ti fa da cuscinetto per la comunicazione. E sei costretto praticamente a prendere anche internet. C'era una cosa che chiedeva Mirko Pelliccioni, cioè che le fiere sono importanti, ma hanno catturato l'attenzione per anni. Ma avendo esperienza di gruppi e associazioni, cosa ne pensate dell'importanza delle piccole realtà o fiere piccole dove si crea un contatto umano e si crea interesse? Allora, la mia opinione è che le associazioni sono molto più importanti delle fiere piccole, e questo senza voler fare un torto alle fiere piccole. Però le fiere piccole hanno un problema molto grosso, cioè che hanno poca affluenza
E quindi anche se ti regalano il banco, cioè solo andare alla fiera piccola generalmente ti costa di più. Una volta che vai lì, torni indietro, ti prendi un panino, una birra, hai speso i soldi che guadagni vendendo tre manuali, almeno E per i volumi già di vendite. dalla Toscana in giù non conviene più, in pratica. Come? Dalla Toscana in giù dell'Italia, che non è fatta rotonda, ma è fatta, diciamo, per lungo, da una certa regione in giù non conviene neanche andare a quelle grosse. Io so di molti editori che non vanno neanche a Napoli con, come si chiama, al Comic-Con. Comic Con o a quella di Etna Comics, perché sono in culo all'Italia e non ci riesce. Perché io ho pareri contrastanti. Alcuni mi hanno detto è da provare come esperienza perché c'è un pubblico diverso, altri mi dicono come mi hai detto te. Ah, invece le È da associazioni. provare, secondo me è da provare, però è anche vero che se tu vai a vedere gli editori, anche quelli grossi, tipo Raven, per dire, non arrivano a fare neanche Napoli, se non sbaglio. Io non mi ricordo chi è che mi diceva che a Napoli avevano dei problemi Neanche grossi. Roma. Era pieno di gente, però non compravano. Ah, tanta curiosità, sì. Sì, ma No, ma. anche secondo me è una fiera più generalista, molto impostata, almeno questa è l'idea che mi ha dato anche dai racconti, più sul cosplay e magari sul fumetto Fumetto e gadget, ma quelle e tutte, gadget. se vedi i numeri che fa Lucca, lo stand dei gadget. Sì, No, ma beh. infatti l'obiettivo è sempre prendere il posto di quello che Lucca vende i panini, cioè questo qua è l'obiettivo della vita. Finale. Mauro Monti dice a Napoli mangiare costa poco, è il solito a lui che Sì, cazzo guarda, non è gliene. assolutamente interessato Mauro Monti su Napoli. Che Con cazzo, le mani in che pasta cazzo. Il dappertutto. Comic Con è bellissimo, il Comic Con è fantastico. Mauro Monti è praticamente la Sacra Corona Unita, lo sappiamo. No, io invece vi volevo dire una riflessione su come in realtà cambia anche il media, gioco di ruolo con questi il Covid e comunque queste nuove esigenze che dicevamo con Claudio, con Tommaso, eccetera. A parte che, scusate, prima di dire questa cosa qua, rispondo a una domanda. Questa qui, mi sto massacrando di domande, quanto potrebbe essere fattibile sfruttare quello che fa Tommaso con i banchetti per creare un unico shop online per abbattere ulteriormente i costi? Cioè, traduco, come Tommaso e Claudio e altri si consorziano, diciamo, per creare uno spazio, spendere meno e avere più visibilità nelle fiere, mettersi tutti insieme con un unico shop. E un'unica anche logistica, eccetera. Lì dietro ci sono dei bei ragionamenti da fare, proprio perché Sì. innanzitutto quando sei al banchetto, quindi quando io e Tommaso siamo allo stesso banchetto, tu compri due manuali, però io ti faccio il mio conto, lui ti fa il suo conto e paghi separatamente entrambi, quindi già quello è un problema che con lo shop online, se tu stai comprando sia il mio manuale che il suo, diventa un problema, vero? Capire come dividere questa spesa, come far pagare due cose con un solo pagamento. Perché è difficile che tu voglia inserire due volte i dati della carta di credito per comprare due manuali. Se ne compri cinque e devi farlo cinque volte, non compri. Sicuro al No, ma poi 100%. comunque ci No, sono ma anche. partendo proprio dalle cose lato utente, che si troverebbe Certo. a dover affrontare, quello è un ostacolo già molto grosso. In più per chi vende c'è il problema della logistica. Se tu paghi una spedizione e paghi una spedizione di due volumi da me, dal mio shop e basta, io so quanto costa la Ovviamente, mia certo. spedizione e te la posso far pagare, magari non te la faccio nemmeno pagare. Però se tu stai prendendo una cosa da me, una cosa da Tommaso e una cosa da Acheron, noi tre ti dobbiamo fare tre spedizioni separate, ti costa 15 euro di spedizione. Quindi quello che chiedeva Fabio, no, ho sbagliato Giulio, no, Lorenzo, vabbè, che cazzo, sembro mia nonna quando non si ricordava i nomi dei nipoti. Fondamentalmente è il mestiere del distributore. Ma guarda, alla fine c'è, per esempio, faccio un nome a caso perché penso che sia il più neutrale di tutti. C'è Terra dei Giochi che secondo me lavora benissimo, forse con i manuali di tutti noi. Non lo so adesso se poi Sì. c'è la distribuzione con, come si chiama, con Matteo. Matteo, sì. Secondo me lavora anche bene, fa i suoi spot, fa le sue Ma promozioni, va
bundle, spedizione. In realtà, effettivamente, cioè, la soluzione è avere un Amazon del GDR, che in questo momento è un negozio generalista di GDR. Terra dei Giochi è un buon esempio, perché comunque ha tanta roba. Poi lui si spinge anche abbastanza, Matteo. E, però il problema è che non ha il traffico di Amazon. Vabbè, certo. Quello, cioè, che non ha il traffico che avrebbe Lucca, cioè dovrebbe esserci quel tipo di traffico lì su un sito esterno che distribuisce i giochi. Ti allora un'altra cosa, dovrebbe averne il doppio, perché comunque lui non lo fa gratis. No, invece infatti, se te lo vendo direttamente io il gioco, il prezzo che ti sto facendo a me arriva tutto. Non lo fa gratis, non so se hai mai provato a vedere una roba su Amazon. Cioè, no, infatti no, i giochi nostri non ci sono su Amazon. Però quello è un altro costo, cioè si può fare, chiaro, però va a impattare anche tutti i costi di quello che tu normalmente venderesti direttamente e che non vendi più direttamente, quindi devi compensare il costo in un altro modo. Qualcuno chiede, avete mai provato il dropshipping? Che, se ben ricordo, è quella cosa dove tu crei solo il numero di item che qualcuno ti ordina, cioè prima che te le ordino non esistono nemmeno, no? Credo sia quello, no? Sì, però vendi una cosa che credo fisicamente tu non abbia e si crea una specie di rete di vendita. Però non si può fare con molte edizioni dei GDR, perché per esempio anche solo le edizioni cartonate hai dei minimi di stampa, quindi se non ne vuoi stampare 300 non puoi stamparne una di solito, a meno che non fai dei compromessi abbastanza pesanti per quanto riguarda la qualità, eccetera. Ma non si può fare. Esatto. Vi volevo un attimo fermare qua, perché l'altra riflessione che secondo me tutti noi ci siamo fermati un attimo a fare è questa. Come cambia poi fisicamente il pezzo di carta che abbiamo tra le mani? Nel senso, mi spiego meglio. Vendendolo in fiera, come diceva Claudio, come diceva anche Tommaso e anche Mauro, insomma siamo tutti molto d'accordo, c'è anche il colpo d'occhio, ovviamente io vengo lì, lo vedo, lo tocco fisicamente, ci interagisco, c'ho davanti l'autore, c'ho davanti lo stendista che me la racconta e tutto il resto, e a quel punto vengo anche attirato da quello che poi è magari non il regolamento ma l'ambientazione, come è confezionato il prodotto. Essendo tutto digitale, ovviamente ci sono mezzi, modi, eccetera, di fare questa cosa qua. Però potremmo dire che per vendere meglio online è meglio una politica di costi contenuti, e quindi per spalmare meglio i costi, affrontare meglio i costi, potremmo assistere ad un downgrade magari delle art, quindi magari più manuali in bianco e nero, per sopperire un po' alla difficoltà di, stampare un colore e venderne tante coppie. Cosa ne pensate? Kickstarter a parte, parlo di produzione normale. Secondo me sì, secondo me tutto è in continuo ripensamento. Io sono sempre, ammiro sempre, aspetta, dove ce l'ho di qua? Ammiro sempre Claudio, perché è quello che ha avuto tutte le idee prima, in realtà, è quello che sta cavalcando in questo momento il cutting edge della situazione, perché ha un'esperienza appunto da molti anni e è sempre nel presente. Ci sono tanti, cosa che io ho scoperto da poco, perché sono una pippa invece di queste cose, ci sono tanti che vendono ormai manuali, nemmeno manuali, vendono ormai, diciamo, protocolli di gioco direttamente su Roll20, cioè tu non ti compri neanche più il manuale, hai soltanto quello che ti serve per giocare quell'avventura lì già caricata su Roll20, quindi non è neanche un... non so neanche come chiamarlo, non è più neanche un manuale digitale, è un protocollo di gioco già caricato nel portale che tu andrai a utilizzare per giocare. Beato chi già lo fa, beato chi c'ha i mezzi e la dimensione aziendale per poter fare una cosa del genere, perché è un'ovvia evoluzione di questo settore, solo che tanti piccoli non hanno la possibilità di fare una cosa del genere. Però scusami Mauro, io questa cosa qua, io sono rimasto a drive-thru, cioè comunque anch'io compro in digitale, però spesso il procedimento, mi sa che qua Claudio ne parlava da qualche parte, lo seguivo, ma non ci ho parlato direttamente, il discorso che spesso si assiste ad una digitalizzazione di un prodotto nato per la carta, ok? Cioè, quindi io lo faccio per stamparlo e poi lo digitalizzo perché comunque ci faccio un altro po' di soldi vendendolo in PDF, non vuoi pagare il prezzo pieno, te lo vendo a un minor prezzo e tutto il resto. Secondo me, se andiamo avanti con questa cosa, e secondo me andremo avanti con questa cosa, nasceranno
dei prodotti forse un po' più nati per la fruizione digitale, che poi eventualmente diventeranno anche prodotti fisici. No, cioè, ma già c'è, secondo me i lavori che fa Claudio nascono anche con quest'ottica, sicuramente, cioè non sono il primo a dirlo, sono in tanti che gliel'hanno fatto già notare. E poi adesso, scusate se riporto il discorso nel grande Moloch di Dungeons & Dragons, quello che fanno a Dungeons & Dragons, nel Dungeons & Dragons Land, è anche un po' il futuro di questa cosa, perché sono tutti americani, pensano come pensa un americano, quindi pensa dove c'è il mercato più preciso. Quindi quando esce, non lo so, Signori dell'Apocalisse, adesso non so, Discesa nell'Averno, sì, e lo fanno già perché sanno che 10.000 copie le vendono, 20.000 le vendono già per digital. Sicuramente nella procedura di scrittura, di realizzazione del materiale, pensano già anche a Roll20. Io guarda, infatti questa cosa la sposo anche perché tant'è vero che noi a giorni faremo uscire la scheda di Urban Heroes per Roll20, nonché dei token abbiamo fatto fare apposta, proprio per iniziare anche noi a lanciarci in questa ottica per il futuro, perché come dici tu, potrebbe e forse quasi sicuramente è uno dei futuri del GDR. D'altra parte, io per esempio ho sempre pensato, e penso tuttora, che uno degli sviluppi per il settore GDR nello specifico possa essere paragonabile eventualmente a quello che è successo nel settore della musica. So che sono due cose completamente diverse, con fruizioni diverse, eccetera, eccetera. Però proprio quando c'è stato il passaggio della musica al digitale, ci si è dovuti reinventare, ovviamente. Il CD non si vendevano più, i dischi non si vendevano più. Vero è però che oggi, e ormai anche lì da più di una decina d'anni, il mercato del vinile, io conosco molte persone che lavorano nel mondo della musica, è esploso in una maniera incredibile. E io ho sempre sostenuto che nell'ottica del nostro prodotto, del nostro tipo di prodotto che è di nicchia di per sé, e non credo che sia nostra volontà cercare di fare le scarpe a, che ne so, il mercato dei videogiochi, perché con quelli andremmo a confrontarci se volessimo... Io vorrei farglielo, è impossibile. Però... è impossibile, ma... Ovvio. Sì, però non vorrei se si potesse. No, beh, certo, ovviamente, è chiaramente possibile. E quindi credo che la soluzione giusta, come appunto chi ha voluto continuare a vendere CD pensando di potercela fare, ma ovviamente non ce l'ha fatta, la soluzione giusta sia potenziare, secondo me, un piccolo mercato di nicchia. Quindi uno dei futuri possibili che io vedo è che il mercato fisico del GDR diventi qualcosa di veramente edizione speciale, cofanetto, bravo, alto livello per chi veramente è appassionato di quello. Nel mercato del vinile funziona in una maniera... Guarda, ti rispondo su questo e poi lascio parlare tutti gli altri. Sì, scusate. Secondo me quello che dici è giusto, però c'è il rischio che diventiamo come i collezionisti di giochi brutti, invecchiati, che comprano la roba per metterla sullo scaffale, per sfogliarsela contenti, e perdiamo, non lo so, la freschezza e il... No, ma infatti... Vabbè, Mauro, però basta parlare delle community italiane di GDR, scusami, parliamo di un'altra cosa. No, però voglio dire, che dopo magari preferisco, per quella cosa... tantissimi giovani che giocano a cazzo di cane, però ci provano a fare delle cose nuove, a stare, diciamo, a seguire le nuove mode, piuttosto che soltanto quello che decide. Cioè, quello che decide a me sta benissimo. Certo. Perché io sono, certo, in quel modo, io sono l'eventuale acquirente del vinile trasformato nel gioco di ruolo. A chi lo dice? Perché c'ho dietro uno sguardo nel buio vecchio, capito? È più vecchio di me quel manuale, quasi, no? Magari. Però mi rendo conto che se no uno diventa un relitto del passato, e secondo me non è ancora pronto. Infatti, secondo me si dovranno dividere queste due linee, appunto, che il fresco e il nuovo probabilmente sarà tutto il digitale, tutto il mondo, appunto, internet, quant'altro, mentre cioè, nel senso, è lo spazio proprio per i giochi fisici dovrà essere legato, secondo me, a un mercato di nicchia, quindi non pensare più a produzioni gigantesche per cercare di... Quelle saranno sul mercato online, probabilmente, le grosse vendite nel futuro. Volevo dire una cosa, secondo me? Sì. No? Sì, allora, volevo dire una cosa. Quello che diceva Matteo prima,
Allora, in questo periodo una cosa curiosa che è successa, cioè, sebbene noi garantissimo le spedizioni durante il periodo di difficoltà ed erano gratuite, le abbiamo messe gratuite perché la gente non può andare in fiera, te le regaliamo. Abbiamo avuto degli acquisti, quasi tutti sono stati PDF. Una cosa strana, perché ho detto, cazzo, ti mando il manuale gratis a casa, e hanno preso il PDF. Quindi, evidentemente, inizia già a esserci un cambio di abitudini, che poi magari si potrà, ci sarà un revert, come dice Alessandro, secondo me il collezionista non scompare, magari diventa ancora più imbruttito, come dice Mauro, certo. io sono uno di quelli, e tra l'altro colleziono anche vinili, quindi siamo certi tutti. Aiuto Tommaso! E poi volevo rispondere a una cosa che chiedeva Mirko Pelliccioni, cioè diceva che in Fantasy Ground puoi giocare comprando i manuali solo per la rete, lo fanno in tanti GDR. Allora, su questa cosa qua ne abbiamo già parlato con Mauro quando è venuto ospite su Lola Game per Brancalonia. Questo è un problema però, perché è un problema nel medio periodo, nel senso che i team che ci sono adesso generalmente sono strutturati per produrre dei giochi in formato libro, formato PDF. Quindi hai lo scrittore, hai il game designer, hai il grafico, hai l'illustratore. Nel momento in cui tu vai a fare un supplemento per Fantasy Ground, che peraltro non ho mai usato, ma è praticamente Roll Again più bello, penso, anche perché costa un po' di più, cioè ti serve un team di sviluppo, fondamentalmente. Cioè devi diventare una software house. Questo è un passaggio che i team italiani, cioè non ce n'è nessuno che lo può fare. Forse Claudio, perché di lavoro fa l'informatico e quindi c'ha anche tutti gli agganci, poi adesso è ricchissimo, voglio dire. Ma a parte... in realtà penso che anche Claudio dica, ma che cazzo me lo fa fare sta roba qua? Perché tra l'altro non è nemmeno così sicuro che poi la gente... Cioè ci sono talmente tanti canali, e c'è Discord, e c'è Roll Again, scusa, c'è Roll20, e c'è Fantasy Ground, e poi la gente vuole giocare su Meet, e poi gioca su Hangouts. Cioè, come fai a supportare tutti questi canali in maniera accettabile? No, devi scegliere un distratto. Le persone. E tra l'altro anche di questo ne abbiamo già parlato io e Tommaso, non mi ricordo se in pubblico o tra di noi un pomeriggio, c'è anche un altro problema. Io ho fatto il modulo di Roll20, fantastico, ci abbiamo speso 2 mesi per fare tutto il gioco giocabile direttamente su Roll20. Settimana prossima Roll20 chiude. Io ho fatto lock-in con Roll20 per fare tutto quello che faccio ottimizzato per Roll20, lo porto da un'altra parte e ci devo rimettere altri 2 mesi perché Fantasy Ground funziona diverso, Astral funziona diverso, su Discord il bot fa solo quello che può fare il bot su Discord, e quindi è comunque un investimento che devi essere molto sicuro di voler fare, perché stai praticamente affidando il tuo futuro a una piattaforma di terzi che potrebbe A, chiudere, B, cambiare il come funziona per i motivi più validi del mondo. Dato che proprio appunto lo faccio di mestiere, so che le cose possono cambiare da un mese all'altro per motivi di sicurezza, motivi di ristrutturazione di come funzionano i dati, il server spostato, tutto quanto. Però stai praticamente dando come unico sbocco di quello che puoi produrre una piattaforma su cui non hai nessun controllo, che è ancora diverso da quello che è successo con la musica e i film negli ultimi 15 anni, perché il come sono prodotti è cambiato un pochino sicuramente, il come sono distribuiti è sicuramente cambiato tantissimo, però la canzone che hai fatto per venderla su Spotify esattamente nello stesso modo la puoi vendere anche su iTunes. Cioè, sì. Il discorso così invece no, ed è il motivo per cui alcuni videogiochi ci sono solo per PlayStation 4 non ci sono per Xbox, perché costa troppo adattarli per tutte le piattaforme, perché se fai un'esclusiva per una delle piattaforme ci mettono dei soldi per portare a termine il progetto pur di non farti andare da un'altra parte, perché si crea un circolo virtuoso di utenti, bla bla bla. Però sta di fatto che se la Sony dopo domani chiude, io ho comprato Final Fantasy 7 e non lo giocherò mai. È la stessa banalmente... cosa che viene anche per tante piattaforme dedicate al board gaming, visto che sì. Io e Alex abbiamo fatto anche comunque dei board game, e Claudio, la tua analisi è perfetta, perché lì è la stessa cosa, ovvero esatto. Io tradurre il mio board game
in una piattaforma che fa board gaming elettronico gratuito, quindi non c'è neanche la logica del vendere, c'è la logica del farti provare sperando che poi tu faccia l'acquisto finale, eccetera. Praticamente tu, e questo lo diceva Tommaso, paghi un informatico, usando questo termine ombrello che non vuol dire niente, per tradurre e portarlo lì, ci gioca una fetta di pubblico di un certo tipo, e poi questa cosa che è il nome della live, ma è anche quello che poi secondo me noi pensiamo continuamente, cioè faccio questo mega sbattimento incredibile, ci metto questi soldi e poi questi soldi tornano o non tornano, oppure l'ho fatto per la gloria o perché penso che sia una mossa intelligente. Sono sempre cose che, diciamo, ci muovono. Poi io vedo qua che la gente continua a scrivere. Vai. Sì, stanno scrivendo un sacco di roba. Infatti, ci segue qualcuno. Volevo, stanno anche, cioè non sono i messaggi ciao, ma no, sono messaggi lunghissimi. Tu, vabbè, comunque, sulla vendita online, chiudiamola con, alla fine è quando si potrà vendere su Facebook. Vediamo che stiamo aspettando. Certo, avete visto la notizia? Cioè, ci sono anche adesso su Facebook. Faccio un piccolo riassuntino non tecnico. È uscita da poco la notizia che Zuckerberg, diciamo il rettiliano che tiene in mano sta baracca, vuole letteralmente fare di fatto concorrenza ad Amazon, creando, e sempre stata la sua politica, accentrando tutta la vita dell'utente, diciamo, intorno a Facebook. Quindi sarà possibile, è, come dice Tommaso, già possibile in America, eccetera, però lui lo vuole espandere in modo molto più organico. Sarà possibile per noi, dalla nostra paginetta Facebook, banalmente, taggare il prodotto, e la cosa fondamentale, oggi succede, tagghi il prodotto, tu clicchi e vai sul sito Tinato, vai sul sito Fumble, eccetera, e lì procedi con l'acquisto. Quello che succederà tra X tempo sarà che tu pagherai internamente su Facebook, e quindi chi compra, che si prenderà Facebook, e si prenderà giustamente la percentuale, perché siamo qua a far beneficenza, direi proprio di no. Quindi posso solo rispondere a una cosa di David Ressetti, diceva, aspetta che te la metto in pagina, vai. Io mi sono convertito quasi completamente ai PDF, soprattutto se facilmente consultabili parallelamente agli ebook con i libri. Capisco e approvo il feticismo dello stampato, ma credo sia una grande occasione per abbattere i costi e allargare il pubblico. Ecco, secondo me il problema è qua, perché quei manuali, come sono concepiti adesso, per esempio il manuale di Brancalonia, chi ha visto il Quick Start ha più o meno un'idea della qualità a cui sta puntando Mauro e il team che lavora con lui. Quei manuali lì, soprattutto quando si parla di illustrazioni, non scalano bene in PDF. Cioè, se tu vendi solo i PDF a 10 euro l'uno, fondamentalmente non te lo ripaghi il costo di produrre un manuale a quella qualità, perché il costo te lo ripaghi con le stampe fisiche, oppure vendendo un numero di PDF che in Italia semplicemente non puoi vendere. Mauro, scusami, io sono d'accordo, puoi confermare o no? No, è chiaro il PDF, anzi sono contento che in Italia si stia cominciando a comprarli, perché fino a uno o due anni fa comprare un PDF in Italia era lì, cioè inarrivabile, inconcepibile. Inaccettabile. Ma guarda, di mezzo quasi. Sì, guarda, colpevole. Noi con Gigi Studio, quando lavoravo con Gigi Studio, Space Orange, in pratica il PDF, non per idea mia, ma per volontà saggia dell'editore, era un mezzo promozionale, era considerato un mezzo, te lo regalo, basta che lo fai girare, così magari poi ti compri quello cartaceo, che è l'unico prodotto vero che facciamo. Adesso magari le cose stanno cambiando, vediamo. Però ecco, i numeri sono ancora quelli che dice Tommaso, che non ce la facciamo. C'è anche, e adesso o dopo ognuno è padrone a casa sua, diciamo, c'è anche la politica che io e Alex non sposiamo. Immagino Claudio si faccia il segno della croce al contrario a sentirlo, e anche voi credo siate un po', insomma, del parere. Però ci sono anche degli editori che hanno stabilito, per paura della pirateria, per paura della diffusione interna, butta via il computer, di non condividere i PDF. Allora, questa scelta è di non condividere comunque il materiale digitale, significa
che non è che, come dice Mauro giustamente, te lo compri, o tipo alla Vampiri ti compri il manuale fisico, dentro è il modo di scaricare il digitale, che è una cosa molto carina e che credo che faremo anche noi, insomma, con qualche nuovo prodotto. Però qua si tratta anche i soldi in mano, io non ti vendo il PDF, cioè proprio devi morire, devi darmi i soldi per quello cartaceo. Non lo so, io secondo me mi sembra un po' fuori del tempo questa cosa qua. Anche secondo me, però ognuno si fa i suoi calcoli su queste cose. Guarda la vena di Claudio, giustamente, dicono, sta soffrendo. No, certo, sì. Ognuno si fa i suoi calcoli e ognuno arriva a quella... Ci abbiamo anche avuto una lunga tradizione di pirateria con totale di proprio sprezzo del pericolo su qualsiasi cosa, film, musica, cioè non ce n'è mai fregato niente, sì. E mi ci rimetto dentro pure io. Però ecco, farla con i PDF dei manuali secondo me c'ha poco senso. Però... Io sono uno dei 400.000... Non lo sapremo mai. La storia la so perché quel maledetto microfono lì non va. Alessandro ha beccato una denuncia dai Metallica. Ah, cazzo, scusate, però... non si sentiva? No, quello dicevo. Ok, mi sono perso. No, ma sì. Il discorso che facevamo noi... è che comunque è promozione, cioè come diceva Space Orange, Gigi Studio ai tempi, se uno mi compra il PDF, mi dà, cazzo ne so, 10 euro, diciamo prezzo politico, quello che dice Tommaso, mi dà 10 euro e quel PDF lo passa, minchia, 20 suoi amici su Telegram, ovviamente un po' mi gira il culo, giustamente, però è anche vero che ci sono 20 persone che se lo scaricano e se lo leggono, non credo che uno se lo scarichi per pura malvagità, per dire anche oggi ho fatto del male, cioè è pubblicità. No, non è, lo fai girare, se poi a quel gioco ci giochi davvero e cominci a giocarci, cioè probabilmente sentirà l'esigenza di avercelo anche cartaceo per fogliarlo meglio. Ovvio. Non lo so, io per esempio mi trovo meglio con i cartacei, ma dico. Quindi, c'è Claudio che giustamente se ci giochi davvero fuori. Secondo me certo. Allora, no, cioè... infatti io ricordo che i nostri tempi quando Urban Heroes, eravamo fra i primi, adesso non vorrei esagerare anche lì, però ci davano tutti dei pazzi quando abbiamo deciso di mettere quasi subito il PDF online, però nel senso, noi abbiamo sempre ragionato in quest'ottica, ovviamente. Sì, poi dopo nella chat, prima di passare la parola a Claudio, che appunto probabilmente ucciderà qualcuno. Perché la tua compagna non sia di vicino, allora Giovanni dice... ma pensate che chi scarica PDF pirata verrebbe a comprare i vostri manuali cartacei? Mauro dice, nel mondo dei GDR, chi scarica a babbo morto non comprerà comunque mai. Un altro dice, e se quel PDF fosse legato sempre alla tua persona, anche se, sì, insomma, il binding del PDF con l'acquisto. No. Ecco, vai Claudio. Apri. Io sono contro... Sono contro anche a questo DRM sui PDF che non ha funzionato per niente nella storia dell'umanità, non funzionerebbe nemmeno per i giochi. Non funziona con Photoshop, esatto. Figuriamoci se funziona con i giochini. No, allora, il volersi opporre a tutti i costi al PDF per motivi di prodotto lo potrei anche capire. Io non voglio fare il PDF perché il mio prodotto deve essere fatto in un certo modo. Non lo condivido, ma lo posso assolutamente capire. È una manovra di come ti vuoi vendere, che tipo di cosa stai vendendo. Non tanto la qualità, proprio il tipo di cosa che stai vendendo. Non voler distribuire o vendere il PDF perché hai paura della pirateria è voler chiudere gli occhi agli ultimi 20 anni di tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni. Ovvio che c'è ancora gente che scarica i film su torrent, però è molta più la gente, e io mi ci metto per primo, che per pigrizia preferisce accendere Netflix e guardare Netflix, piuttosto che stare a cercare il torrent, che poi in realtà è un film rumeno porno che non volevo vedere, e tutte queste cose qua, è molto più facile prendere Netflix e pagare Netflix. Però se posso fare un parallelo, Claudio, con la musica, ok? Perché ci sono degli artisti che si rifiutano di mettere la musica in streaming. Dicono, vabbè, ma cazzo, in streaming servono 1 milione di stream perché io mi possa permettere una scatoletta di piselli. E dicono, io non te li metto, mi compri 10 CD, io faccio gli stessi soldi che mi vengono 1 milione di stream, ok?
più o meno, perché non so se, se andate a vedere cosa guadagnano gli artisti da Spotify, è niente. Certo. Si può dire un cazzo proprio di però. Allora, cosa dici? Sì, però è promozione, così poi vai a fare il tour. Adesso torniamo al discorso Covid, dove gli artisti il tour non lo possono fare. E quindi, da una parte non prendono i soldi, dall'altra non prendono i soldi, il prodotto è fuori e loro se la beccano. Esatto. Allora, c'è una soluzione. Qualche giorno fa c'è una band che segue, i Catatonia, probabilmente Alessandro li conoscerà, che hanno fatto uscire un disco nuovo, dicono: ragazzi, noi il tour non lo possiamo fare, proviamo a fare sta roba, facciamo il concerto in live streaming. Ha detto, però vi costa 10 euro ogni biglietto. Benissimo, la gente si è lamentata, ma gli altri lo fanno gratis, eccetera. Io l'ho comprato perché mi sta simpatici. Si può guardare fino al 15 giugno, quindi te lo puoi guardare anche giorni dopo. Tra l'altro, un concerto molto, molto bello. E nel momento in cui stavano facendo live streaming, c'erano 5.000 persone che stavano guardando in diretta. 5.000 persone per 10 euro, 50.000 euro. Se fossi loro, non ci avrei più in tour. Cioè, fai così, li fai così i concerti. È il discorso che faceva Claudio. Cioè, se ti strutturi in un modo per cui quel sistema funziona, fondamentalmente, attenzione fiere, sta arrivando, sta arrivando il futuro. Il primo periodo tutti però. Può diventare una la routine, lo standard. Sì, io temo che nell'esempio che hai portato la cosa possa essere molto legata ovviamente alla contingenza, chiaramente la gente lo fa perché non può fare altro. Poi chiaro, sul discorso GDR invece è già una cosa diversa, è anche perché... assolutamente vero quello che, non so chi lo diceva in chat, diceva quelli che si scaricano il PDF e non lo comprano non l'avrebbero probabilmente comprato in ogni caso, quindi non è che ci hai rimesso qualche cosa assolutamente, perché quei film che io ho scaricato nella mia vita e l'abbiamo fatto tutti, di cui poi non me ne è fregato niente. Le ho scaricati perché non volevo andare al cinema a pagare 8 euro per vedere un film che sapevo che probabilmente mi avrebbe fatto schifo. Quelli che ho scaricato e che mi sono piaciuti, io poi il DVD me lo sono comprato, o ho comprato il Blu-ray, o lo sono andato a rivedere al cinema. Certo, io sono stati anche film che ho scaricato e dopo li aprivo e c'era un porno e dicevo passiamo un altro pomeriggio. Esatto, da come me era video proprio cartigenico che vi andava. No, ma cioè, giustamente. Anche questo tanto è successo a tutti voi qua. No, inutile che fate quelle fatte. No. E quelli che scaricano, aspetta perché non è finito, quelli che scaricano il PDF e poi non comprano il gioco, non è tanto diverso da quelli che entrano in una libreria, sfogliano il manuale e poi lo rimettono giù. Alla fine hanno giocato due volte in più di questi qua, ma non è che hanno fatto tanto diverso. Non li leggono, cioè io nei miei archivi di PDF ho 19 giga di PDF, molti sono legali, alcuni no, non ho letto 19 giga di PDF, letto solo quelli che mi interessavano, di solito quelli che ho comprato. Per dire adesso Tommaso, sul discorso Monad e nostalgia, io sono un felice backer della vostra campagna e ho preso ovviamente l'edizione fisica eccetera. Non fossi stato backer della campagna, probabilmente prima di affrontare la spesa di prendere il bandolone avrei magari fatto un tentativo col PDF. Io che sono un po' pigro e sono anche in quella fase della vita per cui fortunatamente lavoro, 2 lire ce li ho da parte. No, ma anche come va il mercato, insomma, perché i due libri non costano poco messi insieme. Esatto, io ti avrei dato probabilmente i soldi per un PDF di prova per dire dai, vediamo, magari lo passo al mio gruppo di gioco, rago, ho preso questo, vi interessa? Se vi interessa procedo con l'acquisto fisico, secondo me è bello, e poi ti avrei dato anche i soldi per il fisico, quindi se tu ti saresti beccato il doppio acquisto, cioè secondo me il motivo è quello lì. E credo che Claudio faccia già, un ragazzo che della nostra community Discord ha preso il PDF e poi ha detto, sai cosa, mi piace, dammi anche il fisico. Normalmente non abbiamo lo sconto, se hai già comprato il PDF, però me l'ha chiesto e ho detto, vabbè, guarda, va bene.
ti faccio lo sconto, me l'hai già pagato, inutile che te lo faccio pagare di nuovo, e ci siamo messi d'accordo così. Credo che Claudio ce l'abbia di default, sta roba non sono sicuro. Di default no, ma lo stiamo organizzando per tutti quelli che abbiano mai comprato un PDF sul nostro shop. È un'opzione sicuramente, se ti piace il PDF e vuoi il coso, magari ti sconto il PDF che hai già comprato perché è incluso nella versione fisica, perché i nostri giochi, cioè va detto per chi non ci conosce, ci hanno sempre avuto il PDF incluso, perché è proprio per questo motivo qua. Anzi, sì, spesso con il Monad fisico ti regalavamo quello di nostalgia, il PDF di nostalgia e viceversa. Ok, però quello che dicevi tu per Brancalonia è quello che io dico poi per te per nostalgia, cioè sono delle prodotti che nascono per la stampa, cioè io di pensare di leggere nostalgia su PDF mi viene male, perché è un prodotto davvero molto bello, cioè no, da sì, avere... Se io avessi saputo che non sarebbe andato in stampa, che fosse stato solo un PDF, ti dico la verità, non avrei avuto il coraggio di mettere giù i soldi del budget che è costato, soprattutto perché come nostro primo progetto comunque abbiamo anche fatto qualche errore, avevamo 7 illustratori, 8 illustratori, non mi ricordo, cioè alla fine ci è costato un bel po'. Se avessi dovuto vendere solo PDF, sicuramente il mercato italiano non sarebbe stato in grado di... Ecco, era la risposta alla domanda che facevo prima, cioè con un pubblico anglosassone forse sì, ma perché è 15 volte più ampio, 20 volte, 50 volte, non so quanto più ampio sia. È un pubblico che compra moltissimi PDF, è abituato a comprare e a pagare PDF, quindi sì, diciamo, il lavoro è già fatto, il lavoro di convincimento è già fatto. Vero. Sì, questo qua sicuramente è vero. Sto continuando a guardare un attimo di commenti. Anche perché effettivamente questo Nobby con una spesa d'entrata di 40 euro che è un prezzo giustificato, ma ti devi leggere 300 pagine sulla fiducia e spendere una certa col mazzetto e Kickstarter le volte non bastano. Allora, i hobby del non lo so, del motociclismo, pensa quanto spendevi. Sì, esatto. Lorenzo, ma pensa avere l'hobby della cocaina. Il prezzo d'ingresso è quello lì e poi capito, ma voglio non ti resta più neanche. Sì. Ma qui entra in gioco una cosa che diceva l'altro Claudio di Fumble, Claudio Pustorino, che in un'altra discussione diceva che giustamente tu stai dando alle persone un manuale da 30, 40, 50 euro che poi se gli piace e si giocano tanto, cioè gli può durare 15 anni, 20 anni. Poi, vabbè, la gente in teoria cambia, però alcuni no. Con D&D c'è gente che è ferma alla 3.5 e non si muove. Cioè, è vero che ti chiediamo 40 euro, però poi ci giochi, cioè, qua, su quanti anni li puoi spalmare volendo? E questo si riallaccia, scusate, al mio discorso di prima, che secondo me ne vale molto la pena di creare un prodotto d'alta qualità di nicchia, proprio perché è un tipo di prodotto, il GDR in particolare, a differenza, per esempio, già dal gioco da tavolo, con un'obolescenza che è proprio non è calcolata, cioè nel senso può durare davvero tanto, poi ovvio la gente cambia, però anche per questo secondo me almeno il settore del GDR fisico secondo me dovrà andare a specializzarsi, a noi ci verrà la gobba, diventeremo dei mostri come diceva Mauro giustamente. Con le ragnatele nella libreria bravissimo esatto. Beh, tutto Gioni, che c'hai pure tu le ragnatele dietro, che c'hai i catacumbas. Bravo. La scatola di sì, qua molti vi danno ragione, vi dicono, vi faccio un po' un riassunto, alcuni dicono che effettivamente ci sono edizioni Kickstarter che costano praticamente come una console, qua stiamo ancora parlando delle edizioni Super Deluxe e io sono un fesso che ci casca molto, nel senso io sono anche quello che compra i prop per le campagne di GDR, cioè quindi io sono proprio il babbo per eccellenza. Mai usati in vita tua, immagino. Il pollo, quello che ho messo, il pollo. Allora, la storia molto molto triste è che sono andato con Claudio appunto a fare la demo a Jolly Troll a Lucca. No, siamo andati insieme, io facevo urbanismo, lui ovviamente faceva not the end, eccetera. Vado lì e vedo lì il mio sogno proibito, cioè la Marilyn Monroe dei prop, cioè il boxone di le maschere di Nyarlathotep. Io sono praticamente azionista della Cosium, cioè tutto quello che esce io pago e prendo a prescindere. E quindi sono stato lì un po', sono andato l'ultimo giorno, gli ho mollato 150 euro,
portato a casa col mio gruppo di gioco, raga, questa è la campagna della vita, cioè facciamo questa e poi basta, molliamo tutto, chi se ne fotte? Covid. Quindi io quella scatola lì adesso ci cago dentro e la metto su eBay. Sì, che poi essendo veramente... rischi anche che ti muoiano la prima avventura e quindi ti rimangono 800 pagine di... No, fortunatamente i miei giocatori, gli ho fatto l'occhio da pazzo, che è tipo quello che stava facendo Claudio prima parlando di PDF non diffusi, hanno capito la gravità, hanno detto no, dai, vabbè, la giochiamo bene. No. Io in tutto questo ovviamente non lo fermo mai. Adesso come fai? Adesso devi comprarlo, Matteo, striscia con la carta. Vai, Matteo. Non so, il tema dell'obsolescenza secondo me non è tanto pacifico, perché una volta c'era questo discorso che te fai, faccio un gioco adesso, ci puoi giocare, ci giocherai tutta la vita, tipo D&D, i primi che uscivano, Cthulhu, sì. Cyberpunk, eccetera. Adesso che ne escono tipo 100 titoli diversi all'anno, secondo me è un'obsolescenza programmata questi titoli che è devastante. Nel senso che io so che tra 4 mesi ci saranno 1000 nuovi Kickstarter bellissimi, 1000 nuovi giochi di ruolo fantastici. Mi faccio 2-3 partite online con gli amici, forse lo compro, sì. E poi nel frattempo ne escono altri. Siccome SNI, perché andando... come entità sua, ha proprio un tempo anche di fruizione molto diverso, cioè negli ultimi anni si è spinto molto in questo settore il voler creare dei giochi da fruizione rapida, semplice, da fare una partita e via, ma di per sé tendenzialmente il GDR non è così, anche solo organizzare una partita, mettere insieme una campagna. Poi non tutti i GDR per forza sono fatti a campagne, ci sono quelli, lo sappiamo benissimo, che sono adatti solo a partite singole, e chi più ne ha più ne metta. Per cui sì, è vero che negli ultimi anni c'è stato un boom in particolare, adesso ne stanno uscendo una quantità incredibile, ma per sua natura credo che abbia proprio una fruizione molto lenta rispetto a tanti altri. Però questa cosa si sente soprattutto sui grandi classici, i pilastroni. Che ovvio, di più. Le nuove edizioni per tenerteli in vita fanno c'è un bombardamento mediatico su tutto, però ecco la cazzatella del gioco, per dire, che facciamo di Esire, un gioco che ho fatto io, la cazzatella che ho fatto io, sì. È stata diciamo una stagione e poi tipo giustamente non se l'è fregato più nessuno e siamo passati a altri giochi tutti quanti. No, chiaro, infatti è una strada che è ancora bene da chiarire. Sicuramente ci sono dei giochi più da azione semplice, altri che invece sono magari un pochino più complessi. È vero che adesso non è più la stagione, diciamo, per i giochi più complessi e corposi, e questo lo sappiamo tutti. Però non è detto neanche che tornino, appunto, magari come il vinile, per dire, e rimangano in quella dimensione. È un sinusoide che ha a che fare con il tempo a disposizione della generazione che ci sta giocando. Cioè nel momento in cui inizi ad avere dei figli non ci giochi più. E poi quando andrai in pensione poi torni più arrabbiato di prima. Cioè vuoi tutto, vuoi recuperare. Dopo il divorzio. Beh, è l'equivalente di quelli che hanno la mia età, io ho 38 anni, che si sono sposati giovani e adesso si sono divorziati e all'urlo di quella mi ha sempre rotto il cazzo. Metti sulla squadra di calcetto, ti spacchi il menisco e torni sul divano nel giro di una settimana. In un lampo, sì. Allora, ragazzi, abbiamo ancora 13 minuti e poi siamo nell'ora e mezza. Io veramente sono orgoglioso proprio del tempo. Ci abbiamo messo un'ora e mezza, abbiamo detto delle cose molto interessanti. Non ci siamo fatti dei pompini un po' in cerchio, anche di questo sono molto felice. Non ancora, abbiamo 12 minuti ancora, esatto. Era un bel human centipede comunque nel caso, e vorrei concludere con l'ultima riflessione del caso, ovvero se con la bacchetta magica questa indeterminatezza passasse, se Lucca post datasse i pagamenti eccetera eccetera eccetera, voi oggi ve la sentireste a prima settimana di novembre di andare a Lucca? Io sì. Sì, secondo me sì. Perché una volta che tutto è sicuro e tutto riparte, la gente non vede l'ora, tipo con la schiuma
la schiuma alla bocca per andare alle fiere e andare agli eventi, quindi secondo me sì. Tommy e Claudio? Io dipende un po' da che cosa vuol dire tutto questo passa, perché ok, siamo tutti tranquilli, ma dobbiamo comunque stare con le mascherine lontani un metro uno dall'altro, o il virus non è mai esistito e torniamo indietro, perché non sono due scenari esattamente uguali. Certo. E io me... sto parlando di mascherine, perché ovviamente ci sarà comunque la paura, rimarrà allora, quel... Allora c'è ragione, cambio anch'io poi. Okay. Perché il punto è anche che pensare di andare come utente a una fiera portandomi la mascherina e stando un metro uno dall'altro, anzi forse è quasi meglio perché almeno non c'è la ressa di Lucca, fantastico. Da editore pensare di dover stare dietro al bancone, lontani un metro uno dall'altro, che quindi quando devi girare dietro a prendere i manuali è un bordello, con la mascherina tu e mascherina chi ti sta di fronte, con il bordello che c'è dentro al padiglione Carducci, ma che non si sentirà niente. Cioè, quando ti metti di fianco a uno che praticamente lo devi abbracciare e urlare per spiegargli, cioè, come fa? No, infatti è impossibile sentire che cosa vi state dicendo da una parte all'altra del bancone, non ti puoi avvicinare a dirglielo perché non ti puoi avvicinare. In queste condizioni ma no. Sì, ma anche tutta la componente molto bella che a me piace molto, di cui siamo tutti e cinque vittime comunque, la persona che magari ti conosce online e banalmente vuole fare una foto con te, non perché sei qualcuno, ma perché sei il tizio gentile dell'internet con cui ha passato un po' di tempo, sono tutte cose che a me piacciono personalmente perché rendono la fiera fiera, bella, gente, so che capita anche a voi, gente che magari gli hai fatto una battuta una volta online e ti porta una birra, ti porta un panino, ti porta un caffè, cioè sono quelle stronzate che quella, nella giornata mi aiutano. Quella è un'altra cosa, pensa alle file dei panini di Lucca a un metro uno dall'altro, non ci stanno dentro a Lucca le file dei panini perché normalmente sei in 700 appiccicati uno all'altro aspettando il tuo, no, hai ragione, la pioggia. Ho dato una risposta diciamo così, improvvida, perché in realtà io non vivo in Italia, non so se lo sapevate, sono come un po' come Tommaso, come San Tommaso. Dove il Covid praticamente non è arrivato e già se n'è andato, e non c'è nessuno con la mascherina, ci sono le scuole aperte per i bambini, quindi qui non c'è il clima di emergenza che si vive in Italia. Quindi, diciamo, per me riaprire è come andare in giro per strada adesso, che tutti vivono normalmente come nel 2019. Quindi... Quindi da quel punto di vista, se fosse una Lucca come la descrivete, no. Cioè io non me la voglio mettere una mascherina. Nella mia vita non me la voglio mettere. Non l'ho ancora messa perché qui non era necessario e non voglio venire in Italia a metterla. Quindi niente. Se passa tutto va bene. Se tocca fare le cose strane, le capriole, no. Mm-hmm. Tommy? Guarda, noi ci stiamo anche configurando dando per scontato che le fiere non ci saranno, nel senso che non ho proprio prenotato per Lucca. Perché questa cosa dell'anticipo mi puzzava tantissimo, sono sicuro che non si rivedrà mai più quell'anticipo lì, diventerà una prenotazione per l'anno prossimo, e quindi sapendo questa cosa ci stiamo anche organizzando in maniera da avere i prodotti non necessariamente pronti per novembre. Se alla fine la fiera si dovesse fare, penso che alla fine ci appoggeremo al distributore. Cioè avremo eventualmente un prodotto nuovo dal distributore, però la mia speranza a sto punto è che non si faccia, così posso prendermi dei mesi in più per lavorare al prodotto. Certo. Sì. E l'ultima, insomma, vai. No, cioè andiamo a farci male un po' tutti, si vengono a far male quelli che vengono alla fiera e gli editori, ma poi andare in fiera per ammalarsi o metti anche che nessuno si ammala niente. Vai in fiera, viene il 20% della gente, quando mai rientri dei costi della fiera? Ma mai. Anche perché senza sempre accusare nessuno, però i costi della fiera non hanno subito quella flessione, giustamente perché c'è una macchina organizzativa dietro, ci sono degli investimenti, però lo spazio non te lo regalano, non è che c'è il Covid e allora che è sempre una progressioncina, capito? c'è sempre una norma di accettabilità, sempre vediamo se non mollano. Non mollano. Noi, anche noi,
parlo sia per me che per Alessandro, ovviamente, anche noi non parteciperemo a Lucca, quindi non abbiamo né fatto la prenotazione né dato anticipo né niente. Con Play saremmo felicissimi di partecipare, ci fosse domani, però problemi li conosciamo tutti, quindi la vedo molto difficile. Una fiera che non è stata ancora citata, ma che noi ci andiamo per vicinanza, per vedere un po' di amici milanesi, eccetera, è Cartoomix. Essen ha dato la disdetta. Cartoomix si è comportata in questo modo. Noi gli abbiamo dato, diciamo, i soldi per un banchettino piccolissimo, proprio di rappresentanza. Vedendo la questione del Covid abbiamo chiesto informazioni, loro hanno detto no, la posticipiamo, la uniamo, la Game Week, eccetera, quindi i soldi vengono traslati lì. Ok, ma io non posso venire alla Game Week perché ho i cazzi miei. Ah vabbè, allora ci tratteniamo da contratto parte del... Ok. Ora che neanche la Game Week si farà, io ho provato a sentire anche l'organizzazione e non è la parola correttissima, però diciamo stanno dicendo, come le altre fiere, stiamo facendo il possibile per trattenerci il vostro anticipo. Cioè, lo scrivo proprio, ti scrivo l'email. Questo io leggo dalle loro risposte. Poi dopo in realtà è tutta la risposta corretta, cioè stiamo lavorando per avere tutto quello che si può, però di fatto quello che poi dopo mi dicono anche gli altri autori privatamente è: attenzione che se tu sei iscritto, preiscritto, cazzi mazzi, e la fiera si fa e tu non ci vai perché c'hai paura del Covid, perché sai già che ci rimetterai dei soldi, quei soldi lì sono proprio tritati, cioè non è che te li ridanno perché non ci vai, quei soldi li hai spesi e non tornano più, per dire, È così. Però d'altro canto, se poi la fiera effettivamente si fa, paghi la differenza e poi viene appunto il 10% della gente, in realtà ci hai rimesso ancora di più. E quindi in realtà è un conto, è un anche non facile da fare. Vi ricordate quella barzelletta molto, molto, che ovviamente non ripeterò, però molto razzista, di quando eravamo ragazzini della tribù di cannibali che vuole mangiare gli esploratori, eccetera, no? Che poi finisce con uno stupro, eccetera. Ecco, noi siamo in quella situazione lì, cioè siamo l'esploratore che deve dare l'ultimo desiderio prima di essere cannibalizzato. E attenzione che c'è sempre il rischio che ci sia tipo prima il bunga bunga e poi mangiare, adesso la fine della roba era quella lì. Però c'è da stare attenti, e lo dico non per noi che lo sappiamo e siamo vecchie volpi, ma quanto per il pubblico che magari un po' così con leggerezza dice dai figa, ci siete sempre venuti, venite anche quest'anno, caro amico. Quindi scusa, se io posso fare una domanda, cioè noi dal pubblico cosa vogliamo in questo momento? I soldi. gridi Matteo. No, devo dire che personalmente la nostra community sta reagendo molto bene, con un sacco di idee, un sacco di proposte, è un po' quello che diceva anche Mauro prima, cioè la community si sta stringendo molto e questo mi ha fatto veramente piacere, intorno ai propri beniamini, no? Nel senso intorno ai prodotti e anche a chi li sviluppa, quindi grande ricettività del mondo digitale, grande ricettività, cioè proprio se le spieghi le cose con grande trasparenza, vedo che le persone sia della nostra community che di altre community comunque hanno l'orecchio molto teso, molto pronto ad ascoltare le esigenze di chi produce e altro, così come anche le esigenze magari dei vari distributori, eccetera eccetera. Secondo me questo è molto bello e, per quanto mi riguarda, sarò un pessimista, ma inaspettato. Quindi io vorrei che le community, almeno la nostra e anche quella espansa, continuasse su questo piano, ovvero confrontarsi, ed è anche il motivo per cui facciamo queste live, capire cosa vogliono, cercare di fornirglielo, supportare le belle idee, così come supportare anche, ne abbiamo parlato solo parzialmente, i Kickstarter anche italiani nati, insomma, non in logica imprenditoriale, nel senso traduco questa roba in italiano, che ovviamente ha un costo di impresa diverso da mi faccio un buco di culo così e creo Notty End, Nostalgia, Brancalonia, che sono robe un po' diversine, questo qua ammettiamolo.
non so, se voi volete concludere con il cosa vorrei dei giocatori. Io volevo solo dire che pensavo che un rave, una fiera rave. Pare no, non è questo. Cioè, ci becchiamo in un capannone, io conosco due o tre persone che portano il bere e il mangiare, no? No, vabbè. Ah, il bere e il mangiare, ha detto, pensavo altro, però è stato, sei moderato. Beh, quelli arrivano da soli. Sta a voi, prego, dite voi. Che... Io devo dire che ho chiuso alcuni gruppi Facebook, perché ho bisogno di concentrare l'audience in dei canali che posso gestire e iniziano ad essere troppi. Infatti è anche uno dei motivi per cui non sono molto felice di questo annuncio di Zuckerberg, perché odio Facebook, odio Zuckerberg, odio tutto, tutte le app che si è comprato, odio l'invasione della privacy, odio tutto. Però purtroppo è il dato di fatto, cioè non puoi non avere Facebook in questo momento. E si è aggiunta un sacco di gente a Discord nell'ultimo periodo. Ecco, una cosa che vedo è che siamo nell'ordine delle centinaia di persone che si sono aggiunte al nostro Discord, però quelli attivi non sono ancora assolutamente a un livello che io ritengo soddisfacente, e spero che questa community possa crescere. Per il momento si sono aggiunti, però secondo me c'è anche un sacco di gente che Discord l'ha installato perché in sto momento devi avere Discord, se no non fai niente. E quindi spero che un po' alla volta si riesca a creare un giro là, perché se si creasse quel giro là, allora forse non è così fondamentale riuscire a vedersi così spesso di persona. Però è assolutamente necessario avere un'alternativa alle fiere. E quindi quello... Cioè, noi stiamo cercando di fare il possibile per interagire con loro, però siamo pochi, cioè non c'è molto da fare. Finché non c'è tanta gente, non c'è una massa critica, è difficile anche continuare a sostenere le cose. Infatti, credo la community di Claudio funziona bene perché ha una massa tale che anche se Claudio va in vacanza due giorni... E non lo faccio. Due giorni, voraccio, manco due settimane. Sì, abbiamo sbragato. Però magari non ha bisogno di essere lì tutto il tempo, che è un po' la situazione dove siamo noi adesso. Cioè, se non ci siamo noi, magari non, le cose non procedono, no? E da quella situazione bisognerebbe riuscire a evolvere in maniera che sia la community stessa a tirare avanti, non dico tirare avanti la baracca, però insomma a fare un po' di... Sì. Beh, il nostro server Discord vive praticamente quasi solo di quello che fa la community senza di noi, quindi da quel punto di vista è ottimo. Pensavo fosse Roberto De Luca il cuore, invece. Roberto De Luca si occupa di un angolo di Discord e poi spamma in tutti gli altri canali. Ok. Angolo sporco, immagino. Angolo sporchissimo, perché è quello privato dove fanno le loro cose. Nessuno lo vuole sapere, nessuno lo vuole sapere. No, in realtà noi abbiamo abbandonato Facebook, i gruppi che avevamo su Facebook da un po', infatti sono io che ho detto a Tommaso di chiudere quei dannati gruppi e spostarsi su Discord, perché a parte che i gruppi di Facebook funzionano male, per quanto mi riguarda, perché non si trova mai quello che stai cercando, sposta le cose come gli pare, i file sono messi tutti a caso, e quindi allora tanto vale avere un prodotto che viene più incontro a quelle che sono poi effettivamente le esigenze, perché avere 500 persone su un gruppo che tutti i giorni si dicono avete visto questa cosa, mette un link e poi se ne va, è utile tanto quanto non averli. Invece avere anche meno persone che però appunto tutti i giorni c'è una sessione di qualcosa, tutti i giorni c'è una discussione di io vorrei impostare una campagna, mi aiutate, e partono discussioni su ma che cosa pensavi di fare, e vanno avanti sia con il nostro aiuto che senza il nostro aiuto. Ci sono le demo dei giochi, ci sono le FAQ dei giochi, sia di chi li ha scritti, sia di chi li sta giocando in quel momento, di chi ci ha giocato e ha scritto un suo hack per il suo specialissimo gruppo che ti fa vedere. Tutte quelle attività portano sicuramente via tempo, ma sono attività che su un gruppo Facebook non riesci effettivamente a fare, e sono invece tutte attività che creano molta più community quanta ne crea mettere un link in un gruppo e poi andartene. Quindi io spero che l'interazione con la community continui ad andare in questa direzione, non solo della nostra community, ma delle community di giochi di ruolo in generale,
perché reputo molto più utile avere delle community che si parlano tra di loro anche se sono chiuse, piuttosto che avere dei gruppi aperti, che però è come sentire la pubblicità in radio mentre stai andando in macchina. L'ascolti e poi quando hai fatto 1,5 km non sai più nemmeno che cosa hai sentito. Quindi un gruppo che è della musica di sottofondo è una cosa che a me interessa veramente molto poco e spero che quindi si vada in quella direzione. Tra l'altro, invece, volevo aggiungere una cosa su Facebook e lo shop. Io ho visto che loro vogliono aprire lo shop di Facebook, ma a questo punto mi domando come intendano modificare le loro policy di che cosa è vendibile tramite Facebook. Perché al momento su Facebook non puoi vendere nulla di digitale, o che abbia collegato qualche cosa di digitale. Tant'è vero che alcuni dei nostri prodotti, che hanno tutti i nostri prodotti, sono manuale fisico e PDF. Quindi quando compri uno hai comprato anche l'altro. Fantastico. Alcuni, senza apparente motivo, alcuni sono stati bloccati e non li possiamo vendere. Altri invece Vero. li possiamo vendere. No, E ma non non, posso semplicemente non si attivare. capisce come funzioni, eh? Cioè, proprio non No, va. è tutto, tra l'altro Facebook come policy ha sempre avuto la policy di prima ti blocco, poi ti chiedo perché. Ok? Su tutto, che siano le fotografie, che siano i gruppi, che siano i commenti che hai scritto. Però normalmente su una fotografia, un testo che hai scritto, parli con qualcuno e questo ti dice, guarda, rispetto alle nostre policy, sì, no, questa è la decisione finale, basta. E c'è almeno un momento in cui ti incazzi. Però sai che la decisione finale è stata quella. Con i prodotti questa cosa non c'è perché alcuni prodotti che il mese prima andavano bene, il mese dopo non sono più andati bene e il terzo mese erano di nuovo attivi, quindi non si capisce nemmeno con quale E criterio. che hanno adesso una feature minore che hanno lì, ma non funziona bene, non ha mai funzionato bene. Anche io ho avuto problemi con il manuale di Enderstrom. Per qualche motivo non me l'hanno approvato per mesi e mesi e mesi, e in copertina c'è un uomo pesce. Non so che problema ci abbiano con l'uomo Ma pesce. io ho passato 2 giorni al telefono con l'assistenza di Facebook per capire che cazzo stavano facendo, anche perché alcuni dei prodotti vanno bene su Facebook, ma poi su Instagram, che è un prodotto di Facebook che usa lo stesso catalogo, su Instagram non vanno bene di nuovo. E se non va bene anche un solo prodotto su Instagram, non puoi attivare niente su Instagram, per qualche Esatto, strano motivo. Quindi ho passato esatto. 2 giorni al telefono a cercare di capire perché non mi fate vendere la roba su Instagram. Volete dei soldi? Vi do una percentuale, però basta saperlo. E invece è passato tutto sto coso è perché c'è in allegato anche il PDF, quindi non si possono vendere. Questa roba del Questo digitale non me l'hanno mai contestata, però è solo a è. Che cosa ti devo dire? Tra l'altro solo per alcuni, non per Noi tutti. abbiamo avuto dei problemi, mai come da policy di Facebook, ovviamente mai spiegato bene, però semplicemente mi sono reso conto che certi prodotti venivano inseriti e poi rimossi, tipo credo con delle keyword, ad esempio noi abbiamo fatto VM18, ho quasi rinunciato a metterlo sullo store online perché, vabbè, immagini niente prima, praticamente non si possono mettere, però qualcosa lo triggera. E ovviamente ti rompe il cazzo. Io ovviamente non ho voglia di scrivere tutto in così VM21-3, così non ho voglia. Quindi non lo faremo, ma per chi lavora su Facebook e ha vari clienti, tipo io gestisco anche dei consorzi, comunque dei big del vino. Beh, lì praticamente sei in balia della follia di Facebook, cioè da un momento all'altro potrebbero cancellarti la pagina perché sì, perché la loro policy comunque cambia molto, è sempre molto ballerina. Vabbè, Mauro, cosa ti auguri invece tu dalla community? Guarda, io sono sia un dinosauro, quindi in via di estinzione, ma anche un corporativo, un company man delle compagnie degli altri. Quindi per me Facebook, Google e Amazon sono tipo, mi ci trovo benissimo a interfacciarmi. Sono talmente vecchio che mi sta bene Facebook e praticamente tutti gli altri social che utilizzavo, Twitter, Instagram, LinkedIn, qualsiasi altra, Pinterest, qualsiasi altra minchiata, non la uso neanche più. Quindi
quindi sono un vecchio quarantenne, cinquantenne in via d'estinzione. E sono talmente in via d'estinzione che non credo di essere in grado di fare uno switch ulteriore al digitale come Claudio. Quindi una volta che le fiere vengono abolite, che non c'è più quel tipo di contatto umano, personale, che mi piace davvero, riciclarmi del tutto sul digitale, su uno schermo, non ce la posso fare. Anche perché io di mestiere faccio, sto tutto il giorno davanti a uno schermo, come forse in realtà anche tanti di voi, e quando mi devo rilassare proprio mi scogliono tantissimo a dover stare ancora davanti allo schermo. Quindi non, niente, sono un'altra generazione, non sono un rapporto con i pomodori e basta. No, mi estinguerò, cioè, se la situazione Covid non ritorna alla mia normalità non riuscirò ad adattarmi, quindi tranquilli. Io pensavo che la tua risposta fosse cazzo mene, faccio Kickstarter a manetta finché proprio non mi scoppia il deposito di paper dollari. Il mondiale e Kickstarter tra 6 mesi non andranno più bene, non vi preoccupate, se non torna una sorta di normalità È un bel timore, infatti. Bel timore, sì, a livello mondiale effettivamente il dubbio c'è. A livello italiano, sai, sei molto nel tuo orto, sai molto cosa succede, cosa non succede, e allora lì te la cavicchi. Però a livello internazionale sono un po' dell'idea di Mauro. Magari poi quando ne parliamo a porte chiuse io e Alex iniziamo a fare certi ragionamenti tipo l'America la vediamo molto male a livello di occupazione, ovviamente disoccupazione soprattutto, girando anche per vari gruppi, si legge, insomma, ogni starter che parte c'è sotto tante persone che dicono l'avrei preso male. Poi forse fa più rumore quello che altro, non lo so. Però è comunque un prodotto di fascia comunque abbastanza alta, deve essere una persona con degli hobby, con una classe abbastanza medio-alta, secondo me. Esatto, sì. Poi se ci mettiamo in mezzo il fatto che board game o GDR, l'americano già storce il naso per le spese di spedizione, per mille motivi. In più, sa che spenderà più soldi. Insomma, ci sono tante cose oggi o tra 6 mesi che potrebbero scoraggiare un americano nel partecipare a un Kickstarter italiano. Magari un europeo meno, ecco, io penso questa cosa qua. Magari un europeo lo vede più vicino, non lo so, è comunque un mercato molto ampio, non è che c'è da venderlo in Thailandia il gioco. Se abbiamo altri 3 minuti, così ti dico la mia supposta. Guarda, secondo me non è neanche tanto quello, perché se tu fai un prodotto bello, che lo vuoi marchiare un po' come italiano, come abbiamo fatto noi per l'ex Arcana e Brancaloni alla fine, oppure che vuoi fare un prodotto che potrebbe avere fatto qualsiasi altra persona al mondo, come potrebbe essere Not The End, per esempio, quindi una cosa del tutto internazionale, quello, secondo me l'americano comunque non lo trovi. È che devi fare tu un investimento molto grande all'inizio, perché loro hanno 1000 influencer che si fanno pagare un tot per fare le robe loro, mentre da noi, diciamo, con i 10 canali di comunicazione che abbiamo, le trasmetti comunque. Hai una concorrenza di 100.000 giochi invece di 1000, come ce l'hai in Italia. Poi c'è le spese di traduzione, le spese di spedizione all'estero, altre cose che non mi vengono in mente, ma sicuramente sono delle rotture di immaginazione, il doppio formato di stampa, ce n'è di roba. Non me le ripetere tutte, che me le sento tutte addosso. No, vuol dire che se hai un investimento per cui riesci ad accedere a, che ne so, sai che può arrivare a 1500 persone americane prima o poi tra Kickstarter e distribuzione, allora già cominci a farlo un ragionamento, le ads personalizzate sugli americani eccetera. Se 1000 persone non ci arrivi a raggiungerle, ti conviene proprio lasciar perdere e fare la roba in italiano e poi magari vedere se riesci a localizzarla, a dare dei diritti, eccetera. Perché paradossalmente siamo stati fortunati che il lockdown ci sia stato proprio, come dicevo prima, qualche settimana prima che iniziassimo con questa iniezione di soldi in ADV, eccetera, per il lancio della campagna. Perché se c'era una settimana o due dopo non ci voglio neanche pensare. In realtà non sa nessuno, no? Magari tra quelli che adesso devono uscire, adesso non so che Kickstarter ci sono a giro in Italia, i prossimi, però diciamo non lo so come andrà. Magari vanno
Posso portare un esempio molto recente. Ho aiutato i ragazzi di Kids and Dragons con la campagna. Avevamo un goal di 9.500, hanno fatto 34.009 oggi, è finita oggi. Io vi devo dire la verità, all'inizio avevo dei grossi timori perché era il periodo in cui sta roba stava scoppiando, in cui era iniziato il lockdown. Io ho detto, Michele Torbidoni, guarda che io non so se la gente se la lasciano a casa in cassa integrazione, magari i soldi non te li danno. Cioè, io non la sapevo sta cosa. Poi in realtà c'è stato un grande entusiasmo, loro hanno lavorato bene sul territorio prima, poi è piaciuto il progetto perché è dedicato ai bambini, eccetera. È andata bene. Però onestamente, se mi avessi chiesto, io non sapevo sta cosa. Cioè, ovviamente abbiamo impostato la campagna perché avesse successo, ma la paura che la gente dice no, ma io sto mese non so se ce l'avevamo, insomma. Beh, Broken Compass adesso vedo arrivato a 45.400, comunque. E è partito due settimane fa, se non sbaglio. Sì, Federico Giordano dice, insomma, fondamentalmente se alla faccia delle campagne che sono riuscite in questo periodo ci sarà maggiore coraggio nel lanciare giochi originali made in Italy su Kickstarter. Guarda Federico, io ti do la nostra risposta, che è fondamentalmente sì. Cioè, dopo questa live seguirà un'altra live un po' più interna a TNAT, con insomma un po' di protagonisti del nostro collettivo, dove presenteremo un po' il nostro calendario e anche quello che noi lanceremo. Tra questi progetti c'è anche un Kickstarter, adesso non dico imminente, però abbastanza vicino, appunto italiano, e vedremo cosa ne salterà fuori. Bene, direi. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto 1:45, possiamo essere contenti, secondo me. Sì, dai. Niente, io concludo ricordando ovviamente che dovete cacciare i soldi a noi poveretti, perché se la vita ci avesse dato le soddisfazioni che non ci ha dato, non saremmo qua a fare giochini. Quindi visitate gli shop di TNAT Games, The World Anvil, Fumble GDR e Acheron, che sono tutti comunque siti belli carichi con un sacco di roba. Sinceramente non farete fatica a spendere dei soldi, sostenete Kickstarter italiani se potete, perché insomma, come dire, sempre il discorso di prima. E niente, ci sentiamo poi dopo alle prossime. Sicuramente ci vedremo, magari noi cinque che stiamo parlando ci vedremo digitalmente a qualche evento, dal Comic Con o altre cose così. La fiera rave, ci vediamo lì. Se volete dire qualcosa, ci vediamo al palazzo. Ok, va bene ragazzi. Grazie di tutto. Grazie a tutti. Grazie. Fiere. Ciao. Ciao.